Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente Autodesk titolare del centro Autodesk Adara Architettura. Oggi voglio parlarti di come approcciarti al 3D. Perciò vieni con me e lo vediamo insieme all'interno dei software appropriati. Dunque, per prima cosa, eccoti qua l'interfaccia di AutoCAD, questa sicuramente già la conoscerai. Per prima cosa, quando si lavora in 3D, bisogna intanto cambiare con il View Cube, eccoci qua, e visualizzare lo spazio in 3D. Puoi scegliere nel menu Vista se visualizzare o meno il View Cube, ma io te lo consiglio perché è più comodo. Per esempio, invece a me sta un po' antipatico l'UCS, perciò sempre dal menu Vista vado a toglierlo. Da questo punto puoi scegliere anche se visualizzare lo schermo in due o tre viste, dove una può essere per esempio la vista frontale. E un'altra può essere sempre dal View Cube, così facciamo presto, la vista di pianta. Eccola qua. Quindi, vista frontale, di pianta e 3D. Dentro AutoCAD ci sono tanti 3D già impostati. Questo è il menu relativo al 3D. Se non lo visualizzi sul tuo AutoCAD, clicchi col tasto destro, Show Tabs, e ti assicuri che il menu del 3D sia spuntato. Ed ecco che ti appare. Poi hai tante figure geometriche già pronte. Una di queste, per esempio, è il box, un clic, due clic, tre clic e lo hai tirato su. Se vuoi visualizzare ovviamente la modalità più piena, puoi scegliere tra uno di questi, per esempio lo shaded, e visualizzi. Eccolo qua. Questo è il cubo visto in pianta e questo è il cubo visto in prospetto. La geometria dentro AutoCAD è una geometria che non ha delle proprietà inside, nel senso che a parte quelle geometriche, tasto destro per richiamare il menu delle proprietà, a parte quelle geometriche, eccole qui, che le vedi qua, quindi qua ti dicono a che layer appartiene e così via, non ha nulla di più. Quindi se tu stai usando i 3D di AutoCAD per rappresentare che ne so, un edificio o qualunque altra cosa, non ci sono delle caratteristiche che puoi andare ad attribuire e successivamente a leggere e a computare al solido. Quindi il solido disegnato dentro AutoCAD è un solido che rimane lì e semplicemente deve assomigliare il più possibile all'oggetto che tu vuoi realizzare. Nelle ultime versioni, in particolare nella 2019, sono stati, diciamo, un po' rimpinguati tutti i tool relativi al 3D e lo hanno molto avvicinato ad altri software di modellazione avanzata. Devo dire che AutoCAD è nettamente migliorato da questo punto di vista, perché prima aveva veramente pochissime cose e soprattutto con le superfici non aveva né la modellazione delle superfici che ci sono qui, né tantomeno la modellazione delle mesh. Quindi questa veramente è una cosa che è positiva per quanto riguarda la modellazione dentro AutoCAD. Tutto questo ovviamente è ampiamente spiegato nel mio corso avanzato di AutoCAD che trovi su www.adararchitettura.com/adaracorsi. All'interno del corso avanzato c'è tutta una prima parte del corso, almeno la metà, che è dedicata appunto alla modellazione 3D. Quindi veramente io qua ti svelo tutti i trucchi, ti parlo di tutti i comandi e così via. Detto questo, nel momento in cui hai fatto un 3D, qua ci sono quindi delle forme regolari. Qualora tu volessi invece estrudere, quindi rendere tridimensionale una forma più complessa che non è presente tra queste, ovviamente qui puoi dare sempre misure, vedi che qua sulla barra puoi dare sulla barra dei comandi puoi dare le misure, quindi io adesso sto disegnando a caso, però tutto è misurabile. Devi avere per fare un 3D una polilinea chiusa. Tutti i 3D si creano a partire da polilinee chiuse. Quindi in particolare, per esempio, che ne so, la sistemiamo. Adesso facciamo una linea. Per assicurarti che stai facendo una polilinea chiusa, ti consiglio di non terminare con un click, ma di fare tasto destro close. In questo modo sarai certo che la polilinea è stata fatta in maniera appropriata. Eccoci qua. Allora, adesso ci spostiamo sul tool 3D e andiamo ad estrudere. Quindi andiamo ad estrudere la polilinea. Eccoci qua.
Ed ecco che la nostra poligna è stata trasformata in un solido, come puoi vedere. Poi ci sono tutti i tool, ed ovviamente più complessi per quanto riguarda la modellazione dei solidi, che sono, eccoli qua, la rivoluzione, il loft e lo sweep. Quindi la rivoluzione è la rotazione di una sezione attorno ad un asse, il loft collega due curve di diverso tipologia, di diverso tipo, e lo sweep fa un'estrusione di una sezione lungo un percorso più o meno articolato. Ma tutto questo è ampiamente spiegato nei miei corsi. Diciamo che se sei un neofita del 3D, per poter partire, ecco che hai bisogno o di solidi già costituiti, oppure di polilinee chiuse o figure geometriche chiuse, come in questo caso, per esempio, rettangoli, poligoni o cerchi ed ellissi. Sono tutte strumenti validi per poter partire e fare un 3D. Il 3D parte sempre da un'estrusione. Dopodiché hai tutti i tool di modellazione, ma questi ovviamente ci vuole tempo, quindi sono spiegati tutti nel mio corso avanzato di AutoCAD, che ti invito vivamente a visionare. Inserendo la tua email al link che trovi qui sotto, puoi ottenere la prima lezione del corso gratuita. Detto questo, vediamo anche il suo diretto collega Revit come si comporta per quanto riguarda la modellazione. Allora, mentre dentro AutoCAD tutto ciò di cui hai bisogno te lo devi disegnare e convertire in 3D, a meno che, come abbiamo visto, non è un blocco già esistente in 3D, dentro Revit devi semplicemente andare a scegliere l'oggetto che vuoi inserire, e lui già è tutta una libreria di figure 3D programmate per andarla pronta per essere utilizzata. Quindi, per esempio, se io prendo un muro, ecco qua, e tiro una linea, non ho tirato una linea come nel caso di AutoCAD, magari lo mettiamo dritto, ma intanto, come vedi, è un parallelepipedo che in una vista 3D è già un muro su cui posso andare ad applicare dei tool già presenti dentro Revit, che sono questi qua, eccoci qua, porte, finestre e quant'altro. Tutto questo tu dentro AutoCAD te lo dovresti andare a modellare a parte. Quindi vuol dire che dovresti modellare, che ne so, dovresti fare proprio il foro. Quindi ti faccio vedere. Allora, se questo è un ipotetico muro, eccolo qua. All'interno di questo ipotetico muro, innanzitutto dovresti andare a fare, prima di tutto, il vuoto lasciato dalla porta o dalla finestra. Aspetta, perché l'ho fatto proprio male, rifacciamolo. Quindi dovresti andare a fare. Prima, ecco, adesso io lo sto facendo senza misure, così. Quindi prima dovresti disegnare un solido che ricava il vuoto che la finestra lascia, come in questo caso. Poi dovresti andare a fare un'operazione booleana, in questo caso di sottrazione. E poi, ecco qua, vedi che rimane il foro. E poi successivamente dovresti andare a riempire questa parte con un ulteriore solido. Quindi, che ne so, vediamo. Facciamolo di qua, ecco qua, con un ulteriore solido, e voilà, che va a mostrare la porta. Allora, intanto ti faccio notare la differenza di velocità, cioè dentro Revit è stato veramente due clic, dentro AutoCAD lo puoi fare. Però ovviamente ci metti più tempo perché devi andare a lavorarti tutta la sezione e quant'altro, le misure, devi creare il foro e poi andare a fare tutto ciò che ti serve. A tal proposito, poi ovviamente qui non è finito il lavoro, perché una porta non è semplicemente un pannello nel muro, ma ha tutta una modanatura e un profilo che va ovviamente lavorato, ok? Quindi questo è un attimo poi da lavorarsi con calma, mentre invece, siccome dentro Revit ci sono dei modelli già preimpostati, vedi che è già una cosa più complessa. Eccola qua, ci sono alcune porte che addirittura hanno la maniglia, alcune finestre che hanno già, che ne so, la persiana e quant'altro. Fermo restando che anche dentro Revit c'è una versione
molto molto semplificata dell'estrusione delle geometrie 3D. Perché molto semplificata rispetto ad AutoCAD? Perché ovviamente essendoci già dei tool 3D preconfezionati, hai molto meno necessità di modellare da zero dentro Revit, ecco perché. Quindi, morale della favola, come mai si usa AutoCAD piuttosto che Revit per fare per il 3D? Quale dei due è meglio usare? Allora, diciamo che tutte le risposte dei buoni architetti iniziano con dipende. Questo per un motivo. Dunque, no, se hai necessità di, a mio parere, modellare un oggetto architettonico come una palazzina, un interno o quello che sia, insomma, tutto ciò che ha a che fare con l'architettura, le strutture e l'impiantistica, il mio consiglio spassionato è di utilizzare Revit, perché ha tutta una serie di tool già preconfezionati che tu non ti devi andare a modellare, ma semplicemente ti basta utilizzare quelli che già ci sono. In ogni caso, nel corso avanzato di Revit io ti spiego come andare anche a modellare i singoli elementi a tuo piacimento. E questa è una prima cosa. Tuttavia, visto che AutoCAD abbiamo visto che è stato notevolmente implementato da tutta una serie di tool, questa cosa non è da sottovalutare, perché ormai con AutoCAD adesso riesce a fare parecchie cosine in più rispetto a prima. Diciamo che si è molto avvicinato ad altri software di modellazione. Questa maggiore malleabilità permette di realizzare delle forme complesse che prima non era possibile realizzare con AutoCAD, o comunque diciamo che erano realizzabili, però veramente insomma pagavi uno scotto non indifferente perché era molto faticoso. Io ricordo ancora che per fare un asilo che aveva una copertura fatta in questo modo è stato veramente veramente faticoso all'epoca con i tool 3D che c'erano dentro AutoCAD. Oggi è nettamente migliorato. Quindi tiriamo un po' le somme. Quando vale la pena utilizzare AutoCAD e quindi impararlo nel mio corso avanzato per quanto riguarda la modellazione 3D? Quando hai a che fare con tutta una serie di oggettistica, quindi per esempio complementi di arredo, di design, singoli oggetti, tutto ciò che non ha a che fare col mondo dell'architettura e dell'edilizia. Quindi tutto ciò che esula da questo settore, per esempio piccoli componenti, ovviamente che non devono essere inseriti in un grande contesto, per esempio, non so, se devo progettare il bullone per il congegno X, magari il bullone ha senso che lo progetto, la vite o insomma il singolo componente, ha senso che lo modello dentro AutoCAD. Per tutto ciò invece che è edilizia, ti consiglio vivamente di utilizzare Revit, perché come hai visto ha tutta una serie di tool che sono già preimpostati e preconfezionati pronti all'uso. Spero di averti aiutato in questo video e ovviamente se hai ulteriori domande non esitare a scrivermi a commentare qui sotto, condividi questo video se ti è piaciuto e se pensi che ti sia stato di aiuto e soprattutto se hai degli argomenti che ti sono cari a cui non trovi risposta e vuoi un docente esperto che ti risponda, puoi scrivermelo tranquillamente e sarò felice di risponderti nel prossimo video. Per ora io ti saluto e ci vediamo nel mio canale YouTube al prossimo video. Ciao!